Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su Pokémon Pocket ed oggi siamo con un nuovissimo deck, un nuovissimo mazzo e vi presento la decklist di Blastoise EX. Ma prima di iniziare mi raccomando ragazzi, un bel mi piace a questo video, non ve ne dimenticate, ma soprattutto, non lo so, fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi video e se ne volete altri con altri mazzi. Detto ciò, andiamo subito a vedere il mazzo di quest'oggi, quindi Blastoise EX con ovviamente la linea evolutiva di Squirtle, quindi abbiamo doppio Squirtle, doppio Wartortle, doppio Blastoise EX. Abbiamo poi doppio Meo che ci va praticamente ad aiutare la pescata semplicemente, visto che questo è un mazzo secondo me ancora non prontissimo, ecco, non è incredibile, non tiene il passo credo del Mewtwo, Pikachu eccetera eccetera. Per il resto andiamo a chiudere il mazzo con doppia pozione, doppia velocità EX, doppia Pokéball, doppia ricerca accademica, doppia Misty e doppia Sabrina. Questa è la mia decklist, proviamo a vedere quindi come si muove questo mazzo e detto questo signori, iniziamo con la prima partita competitiva, vamos. Perfetto, avversario trovato e vediamo un po'. Oh, sempre giappi, oh raga, incredibile, troviamo sempre i giapponesi in ogni singolo video che facciamo, è una roba clamorosa. Ma com'è possibile? Vabbè dai, andiamo sempre a finire la lane giapponese. Oh, iniziamo noi, incredibile, solitamente inizia sempre l'avversario. Vediamo la pescata ragazzi, che è fondamentale con questo deck, ve lo dico. Cioè se pescate male, questo è un deck secondo me. Allora, a parte che è un deck che io vi sconsiglio, nel senso se volete fare... Oh, intanto attenzione perché ci siamo beccati comunque un fuoco contro, quindi diciamo che la situazione non è malvagissima per noi. Però con questo deck, ve lo dico, se pescate male è un disastro. È veramente il disastro dei disastri. Allora, se pescate male poi soprattutto se avete anche sfiga con Misty ad esempio. Vai, ricerca avanzata subito. Ok, Meo e velocità X, stiamo pescando male, molto bene. Perché stiamo pescando male secondo me? Perché raga, bisogna onestamente cercare di trovare il prima possibile Blastoise e Wartortle. Squirtle non è un problema, non è un problema, il grave problema invece è non trovare Blastoise. Non trovare Blastoise perché è fondamentale raga, fondamentale. Lui c'ha un Charizard, c'ha un Charizard EX. Variante Ponita, variante Rapidash, quindi vediamo se include anche Moltres, ma non lo ricordo onesto. Ma sai che forse Brom mi ha fatto un favore. Pozione, Meo, Wartortle. Speravo in Blastoise, però va bene. 20. Ok, Misty. Allora, facciamo una cosa. Iniziamo il setup di Wartortle, quindi. Wartortle. Energia su Meo, così cerchiamo ancora di pescare. Iniziamo subito con Misty. Ora qui è fondamentale. Fondamentale sculare. Peschiamo. Almeno peschiamo bene. Siamo Blastoise. Va, Blastoise, perfetto. Io guarda, non ho parole. Vedete perché vi sconsiglio questo deck subito a prescindere, senza manco farvelo vedere del tutto. Ve lo sconsiglio raga perché è troppo eccessivamente basato sull'RNG, su un RNG proprio pazzo. E guardate qui, poi inserite Meo, vi zomba subito in aria, cioè. Non lo so ragazzi, non lo so, non lo so. È un deck sfizioso, è un deck molto godurioso nel momento in cui voi effettivamente riuscite a fare bella roba con Blastoise. Ma nella maggior parte dei casi, ragazzi, questo deck è solo un problema, ve lo dico. È solo che un problema. Beh, sicuramente vado a piazzare l'energia. C'ho la ritirata 1. Potrei giusto attendere un altro pochino e poi sperare di beccare un'altra velocità. Ma ragazzi ci provo dai, non so che dirvi. Non so che dirvi, è veramente un disastro. È veramente un disastro perché sto deck se non lo fate partire bene è disastroso. Disastroso a dir poco. Abbiamo Blastoise. E speriamo bene. Speriamo bene, non so che dire. Magari, raga, ci sacrifichiamo anche quest'altro Meo, non fa niente, ce lo sacrifichiamo per il bene del setup di Blastoise. Andiamo con Blastoise, poi lì, raga, se ci dice male. Cioè, dobbiamo farci praticamente tutta la partita con quel Blast, ve lo dico. Tutta la partita con lui. Ok. Che disastro, che disastro.
Sapete che vi dico? Per il bene del setup. Per il bene del setup. Io non so questa strategia dove ci porterà, onesto. Non so quello che sto attuando dove ci porterà. Non lo so. Lui sta setappando Charizard, molto bene. Eccolo qui, l'immersive di Charizard. Che, attenzione, sarà un disastro perché ci one-shotterà Blastoise. Quindi, raga, ci stiamo lanciando nel vuoto, io ve lo dico. Allora, deve accadere un miracolo. No, infatti no. Allora, il miracolo qual è che ci può salvare? Qui, ragazzi, non c'è nessun miracolo che ci possa salvare. Oddio, in realtà sì. Pescare Misty. Farla entrare. Troppo dipendenti dalle sculate, troppo dipendenti dal pescare bene, troppo dipendenti da Misty, troppo dipendenti da tutto. Qui l'unica nostra salvezza sarebbe stata Misty, farla entrare almeno due volte, quindi cacciare due testa. E da quel punto shottare effettivamente Charizard. E lì la partita forse sarebbe volta a nostro vantaggio, ragazzi. È un disastro. È veramente un disastro. È veramente un disastro questo deck. Questa prima partita veramente è l'emblema di questo deck. E cioè, magari godurioso se riuscite a mettere su Blastoise e lo riuscite a far lanciare Hydro Bazooka per bene. Ma come vedete, c'è 10 turni, ragazzi. Siamo riusciti a fare una fava perché siete praticamente stretti e limitati. Da un lato da Misty, che se sfigate, purtroppo sfigate. Quindi un RNG pazzo. E anche è un deck troppo casuale. E poi anche dalla pescata. Vabbè, proviamoci a fare un'altra partita. Altra partita, ragazzi, contro un altro giapponese. Quindi ormai proprio siamo finiti lì, boys. Siamo finiti lì. Affrontiamo solo i giappi. O solo i giappi ci stanno a giocare. Sto gioco non si spiega. Iniziamo noi, ok. Vediamo. Mannaggia la miseria, guarda. Meo che Squirtle. Vabbè. Vediamo. Mamma mia, se è pesante sto mazzo da giocare, raga, veramente pesante. Ricerca. Ah, dovevo usare la Pokéball prima, ho sbagliato, ragazzi. Mannaggia la miseria, dovevo usare la Pokéball. Dovevo usare la Pokéball. Un cretino. Che mi serve sto meo da pescare così? Vabbè, lo Squirtle. Altro meo, tanto voglio dire, sti cavoli, veramente. E fine turno. Bad start, boys. Bad start, veramente. Oh, poi sbaglio sempre, oh. Cioè, Pokéball e poi dopo fai ricerca. Mannaggia la miseria, Blazo. E che cavolo, pure tu. La prima partita ce l'ho detto male. L'ho detto malissimo, proprio. Ma è la costante di questo deck, eh. Spesso e volentieri dice male. È un deck veramente troppo, troppo a fortuna, raga. Che disastro, veramente, che disastro. Che disastro, veramente, ragazzi. Che disastro, veramente. Ok, uno. È un disastro. Vabbè, almeno mo dovremmo pescare... vabbè, Misty. Almeno mo dovremmo iniziare a pescare i vari Wartortle, le vari Blastoise. No, non so dove andremo a finire, onesto. Ok. Devo capire se mi conviene cedere il Meo o salvarmelo. Blastoise l'abbiamo beccato, però al momento ancora non ci serve.
Diamo di misti di nuovo sullo Squirtle che già c'ha l'energia. Testa. Testa, croce, ok. Ok. Quattro. Dai, ci stiamo stappando almeno un Blastoise, raga. E ora non so se voglio cambiare, onesto. Potrei. Cambiamo. Mettiamo un altro Meo. Cerchiamo di ritardare un attimo la situazione. Ragazzi, lo faccio semplicemente perché... semplicemente non so se lui in qualche modo... Fatemi vedere un attimo. Se il Pokémon attivo è danneggiato, questo attacco infligge 60 danni in più. Ok. Ok. Lo faccio perché non so che cosa aspettarmi da parte sua. E per evitarmi... per evitare di fargli prendere un punto così a caso proprio, a random. Un altro Blastoise. Cavolo, mi serve però quel maledetto... mi serve quel maledetto di Wartortle. Allora, intanto iniziamoci già. Oh, che devo dirvi, ragazzi? Io cerco di rallentarlo. Non lo so, dai, cerco di rallentarlo. Non so che dirvi, ragazzi. Ma no, incredibile avere due... vedete qual è il problema? Guardate quanti turni passano. Cioè abbiamo due Blastoise in mano, il che ci ha detto anche non malissimo. Ma ci mancano i Wartortle. Mo noi uno ne dobbiamo fare, attenzione. Però... la cosa positiva è che ne abbiamo già uno di Squirtle setappato. Di energie. Ok. Non lo so. Meo di nuovo. No, niente, non peschiamo Wartortle, raga. Non peschiamo Wartortle. Incredibile. Cioè, peschiamolo adesso con Meo. In teoria dovremmo beccarlo. Ma tanto dove ci abbiamo lo stesso? Cioè, ragazzi, non ci... io non ci posso credere. Non ci posso credere, che deck proprio... boh. Cioè, avere uno Squirtle in banca con 5, raga, è un peccato. È un peccato proprio. Ah, cavolo, il Pokémon danneggiato, io dovevo mettere Squirtle, allora. Ma no, devo mettere Squirtle. Devo mettere altro Squirtle, l'ho sbagliato. Quindi per Pokémon danneggiato lui intende proprio appunto gli IPS. Eccolo qui. Ce la faccio a resistere, no? Non sono più danneggiato. Vediamo. Poi dopo lo togliamo, facciamo Blastoise, raga, e lì... e lì tocca sperare. Purtroppo già ste partite con sto mastro, con sto deck, sono tostarelle. Poi mi ci metto pure io che faccio qualche errorino. Non mi ricordo l'errorino che ho fatto. Ah, giustamente non sapevo il... cioè il danneggiamento io pensavo fosse tipo un qualcosa, ecco, di legato. Ad esempio tipo avveleni con uno e quindi fai effettivamente la botta da 70. Vediamo. Aspettiamo un attimo questo Weezing. 30. Ok, siamo salvi, siamo salvi, siamo salvi. Ok, Wartortle. Che posso tranquillamente ancora andare a fare, quindi... allora, intanto, attenzione, facciamo così. Iniziamo a fare Blastoise in panca. Mandiamo Squirtle
Vabbè, Wartortle. Facciamo la ritirata. Non ci spendiamo manco un'energia, va. Quindi lanciamo in ritirata e mettiamo Blastoise. Speriamo che lui non ci abbia, non c'ha modo di toglierci le energie. Teniamoci per il momento la pozione. Andiamo finalmente a lanciare sto cavolo di Drobazooka da 160. E gli togliamo di mezzo Weezing. Ok. E non abbiamo nemmeno Blastoise adesso danneggiato. Ora, se lui va di nuovo a riutilizzare Bruxish, in teoria noi stiamo tranquilli, perché non siamo danneggiati. Quindi lui punterà probabilmente prima a danneggiarci e poi a farci 70 botta. Però noi nel frattempo cercheremo di andare avanti di Drobazooka. Quindi, allora, forse, e dico forse, la partita è buona per noi. E forse può veramente essere servito a qualcosina farci il sangue amaro per poi però avere finalmente un Blastoise da 160 botta senza... Ah, che bello. Era ora. Peccato che poi non me le facciano godere queste cose, perché poi si levano dal cavolo e... Però raga, è un disastro, è veramente un disastro. Avete visto questo deck? Veramente, potenzialmente, quanta potenza può avere se riuscite a mettere su Blastoise, ma contemporaneamente anche quanto vi faccia penare. È veramente un deck che ti fa penare, penare. Vabbè, come anche qualche altro deck, tipo... non lo so, gli altri che vanno setappati così tanto, tipo Charizard. Non a caso i deck più forti assolutamente dovrebbero essere il Mewtwo, l'Articuno, il Pikachu, bene o male, che comunque non ci mettono 3 anni per setapparsi e non sono troppo legati allo sculare continuamente questi lanci di monete, che veramente, raga, nella maggior parte dei casi vanno sempre male. Va bene ragazzi, questo era il video sul Blastoise X. Mi ha un po' tolto la salute di dosso, perché veramente 2 partite, una peggio dell'altra. Però per fortuna questa qui ce la siamo alzata, ecco, noi. Fortunatamente lui ha... Allora, lui in realtà noi avevamo un punto, lui aveva 2 punti. Pensava che fosse finita per lui la partita. Probabilmente si è reso conto che questo Blastoise non lo tirava più giù in alcun modo. Però che disastro, veramente, che disastro. Vabbè, ciao ragazzi.